Di cosa parliamo oggi? Di Mordillo. Mordillo Golf, oltretutto. Beh sì, perché l'abbiamo trovato in cantina da te e secondo me è fighissimo perché ha una vagonata di immagini che chiaramente in maniera un po' scherzosa prendono in giro il golfista, ma in realtà sono una foto su quello che ci passa nella testa, perché come nel video dove abbiamo fatto giocare il Rat Trap al mitico Ale Marsala, noi nella testa abbiamo i mostri. I mostri nel cervello. I mostri nel cervello, perché questo gioco è visto da fuori molto semplice. È il classico caso, secondo me, quando fai da caddy. Quando fai da caddy sembra tutto semplice. Sì, la palla è ferma. Ma come hai fatto a sbagliare questo colpo? La realtà è che poi quando cominci a giocare, la percezione di quello che hai attorno si modifica alla luce di tutte le tue paure, di tutto quello che è il tuo retaggio, positivo o negativo che sia, e diventa il gioco super difficile che conosciamo tutti e che però in realtà tanto ci piace perché è così. Io dico sempre, è un po' come se trovi quella che la dà a tutti, non ti diverte tanto portartela. Mentre invece quella che te la fa sudare è molto meglio. Va bene, ok. Il golf è così. Il golf, per farci sentire una palla presa bene o un giro ogni morte di papa dove diciamo, ah, caspita, oggi ho proprio giocato bene. Anzi, in realtà non succede mai perché è successo sempre qualcosa che non è andato perfetto. Però in generale... Che poteva essere migliorato. Poteva essere migliorato. Ci fa passare le pene dell'inferno. Ed è il motivo per cui ci piace, perché dici, no, l'ho fatto una volta, lo devo poter rifare. E invece... mai più nella vita. Non è vero, non mai più nella vita. Succede un'altra volta quando meno te l'aspetti, quando magari il giro è infossato nelle tenebre più buie. Beh, si sa che i migliori colpi succedono alla 18 dopo 17 buche di pura cacca. Non si può dire cacca. No, va bene, voi non la fate la mattina, io sì. E quindi per esempio c'è l'immagine secondo me geniale del matrimonio, arrivano prima notte di nozze e lui si sveste per rivestirsi e andare a giocare a golf. Quella è la prima notte di nozze del golfista. Oppure c'è la vecchietta che gira col bastoncino, vede una palla da golf in giro per strada, gira il bastone e swinga. Quindi è il devo pensare al golf tutto il tempo, anche quando magari sto facendo una passeggiata in giro per strada. Ferma tutto, ammettetelo, ammettilo tu. Quante volte ti sei trovato a fare lo swing con qualunque roba avessi in mano, dal cucchiaio, ok? E poi a un certo punto ti rendevi conto che gli altri ti guardavano come per dire, ma tu lo sai che non sei normale. E sì, tu guardandoli hai potuto solo dire, sono golfista. Io sono uno di quelli, swingato con qualsiasi oggetto mi è capitato sotto le mani. Dobbiamo aprire l'associazione Anonimi Golfisti Riuniti, secondo me. Ciao, sono Andrea, 36 anni, non gioco a golf da 24 ore, mi sto soffrendo perché non ho avuto il tempo di giocare, sono triste, disintossicatemi. E infatti poi andiamo a giocare sotto l'acqua, no wind, no rain, no golf, insomma, siamo noi. E quella dove c'è la signora che sta tirando e tira un vento pazzesco e grida stop, no, perché la sensazione non è mica quella che non c'era vento, poi come comincia a tirare subito subito volata comincia... di vento contro. Esatto, mai una volta che dici oh adesso tiro un bel vento, no, a guarda, favore è a favore soltanto quando non serve, tipo che devi fare il cippetto da 50 metri che non sei capace, ti servirebbe un po' di vento contro per far fermare la palla, poterci dare un filo di più, e invece ce l'hai a favore che ti toglie spine in acqua dietro. A voi è capitato di vedere qualche vignetta sul gioco del golf che vi ha particolarmente colpito? A noi sì, anche perché chi conosciamo? Ale Rubelli di Caddy Maps. Grande. Che al di là del suo lavoro primario è poi un vignettista pazzesco, e essendo un golfista ansaico, detto così perché lui il golf ce l'ha dentro, ha disegnato alcune vignette prendendo un po' in giro tutti gli stereotipi del golfista, e tra i quali c'erano anche i suoi stereotipi, cioè di come giocava lui o di come si sente lui durante il giro. La prima cosa è prendersi in giro, perché in questo sport se ti prendi sul serio sono proprio pochi al mondo che possono forse farlo. Però sai che secondo me molta gente non riesce a prendersi in giro giocando a golf, perché è abituata che nella vita normale magari non lo fa, e quindi di conseguenza cerchi di non farlo neanche a golf, secondo me. Comunque di Ale, quella che per me rimane storica, ce n'è tantissime bellissime, quella all'Eden, però quella, i due che si trovano in bagno e uno guarda l'altro e dice ah, anche tu Interlock?
Si guardano il grip anche in quei momenti. Quello secondo me è geniale, perché effettivamente cioè, capita di provare a grippare qualunque roba, tra cui... E quindi come al solito ci siamo persi, ma la domanda che volevamo porvi è: quali sono le vignette o comunque le foto che identificano una peculiarità di noi golfisti e che a voi ogni volta che la vedete vi fa sorridere? Scrivetecelo qui sotto o eventualmente mandateci anche una foto, un'immagine a corredo e ci sta!